Prof. Tronconi, possiamo registrare e inviare? Sì, sì, sì. Ok. Dovete. Non ho ancora ricevuto nessun video. Io esco un attimo, se no non mi fa fare il video. Sì, va bene. Grazie. Niente, Grandi, ricevuto, Brignoli e Duchi.
Cosa devo fare, Gabriele? Di ai ragazzi di collegarsi alla diretta che tra un minuto facciamo vedere i video. Mi rimandi il link perché io sono dovuto L'ho mandato. uscire Ah, perché ok, se non mi scusa. faceva registrare, se no non Scusa, so allora perché. aspetta. Ok, rimesso sia qui ed è anche nella chat Christmas. No, mandamelo su qui, ecco, grazie. E poi qui cosa come fa? Ah, vi mando il link, ragazzi, sul nostro gruppo solito WhatsApp perché. Ma i ragazzi adesso si Non è collegano lo in stesso diretta di o. prima? Allora, il link mi pare che sia diverso da quello di prima, anzi è Ah. diverso. E i ragazzi adesso, quando hanno fatto, guardano la diretta con voi, È un volendo. altro link? È un altro link perché mi è saltata la luce. Volendo si Ah. possono anche scollegare dallo Zoom con voi. Adesso facciamo tutto qui adesso. Allora, ragazzuoli, siccome. Gabri, ascolta, Sì. è il link è lo stesso di prima, quello che mi hai mandato, e dice che è stato già fatto minuti fa. I ragazzi mi hanno detto che non c'è una diretta. No, non è vero perché ce l'ho su un altro computer e ce l'ho su. Ma comunque è lo stesso che mi hai mandato perché ci ho guardato adesso. Ah, È lo ok. stesso scritto Devi ricaricare la pagina perché io ce l'ho sul qua. Ma computer dice che stiamo facendo la sei diretta. sicuro che sia quello? Ma mi avevi detto che era cambiato? No, no, è quello lì, Q2QR finisce con 0. Ci sono 17 spettatori. Aspetta, perché Sì. io non ho visto una roba che finisce con zero. Secondo me gli hai dato tu il link diverso. Scusa un attimo, allora, chat. Quello che Quello mi hai di mandato secondo adesso. me Ah! che deve andare nell'altra zona, quella di Pietro. Cosa hai detto? Io Sì, adesso niente. ti rimango. Ok, mi manca solo quello della Bea. Ecco, arrivato. Mandato, mandato. Perfetto. Noi cosa dobbiamo fare? Usciamo da sto Ok, Zoom? no, Serve ancora? voi state qui che concludiamo con tutti i ragazzi, così che vi metto. Adesso faccio Ah. partire proprio la diretta fatta bene. Tolgo l'immagine. Ok. Voi state qui che concludiamo con tutti i ragazzi e faccio vedere i video. Se volete la Zoom con i ragazzi la potete anche chiudere. Dashing through the snow. Siamo a 46 spettatori che ci stanno Ma guardando. come funziona? Che nel frattempo la stanno valutando? No, no, le valutiamo in diretta. Io non le ho ancora guardate. Adesso le faccio partire una alla volta. Ma vengono valutate in diretta. Noi siamo 10 comunque, quindi non aspettarti che si riempia tutto. Ok. Chi è che qualcuno di voi mi sa che abbia il collegamento YouTube aperto? Non c'è bisogno, eh? Tanto quello che faccio su YouTube lo vedete anche qui. Voglio vedere i commenti. Ah, ok. Allora togli l'audio. Non ho l'audio. Aspetto, Marti, la Valentina si sta collegando da me? Non lo so. Adesso ci Sì, sono. credo di sì. Ok, ci sono 62 spettatori. Prima eravamo un'ottantina. Aspetto ancora un attimo. Eccola qua.
da qua. Eccoci. Bene. Allora io partirei. Siamo in diretta. Valentina, mi senti? Sì. Io ti sento, okay. Ma non so perché non parte. Ok. Siamo in diretta con 72 spettatori collegati. È il momento finale, il grande momento, quello in cui ci sarà un verdetto definitivo. Allora, con 72 spettatori. Allora partiamo con niente, non ce l'ha fatta. Partiamo con l'analisi dei video finali. Io condivido anche i coordinatori, così vedono anche loro. Però faccio con anche l'audio. Ok. Accettiamo qua. Partiamo dai primi che hanno mandato il contributo, ovvero gruppo di terza LS, direi. Il Covid se ne va, ma dall'Inghilterra si evolverà. Lo sentite? Sì, si sente, Gabri. Si sentiva bene? Perché, aspetta, ho visto che è successa una cosa che non doveva succedere. Arrivo subito. Lo sentite? Sì, si sente, Gabri. Si sentiva bene? Perché, aspetta, ho visto che è successa una cosa che non doveva succedere. Arrivo subito. Valentina, ti ho mutato, non c'è bisogno che tieni aperto la YouTube, tanto facciamo anche tutto qui. Non ha preso l'audio in uscita. Ok, vado. Perché è entrato Francesco Mauri Panconesi? Lo sentivate bene voi, ma lo sentivano bene i coordinatori, ma mi sa non sulla YouTube. Deve dare un avviso dopo Francesco Mauri. Ok, coordinatori, se volete potete anche andare direttamente su YouTube, perché temo che si senta meglio su YouTube. Sì, Gabri, si sentiva, anche i ragazzi hanno scritto. Ok, perfetto, vado. Il Covid se ne va, ma dall'Inghilterra si evolverà. La Pfizer sclererà, le Brignoli ci salverà, un nuovo anno inizierà. Beatrice ancora Dante non la dà. Ma la Zolina non ci sta. In tutta scuola ci riporterà. Senti qua, che puzza sta mascherina fa. Se la porto ancora un po', fra poco parlerà. Senti qua, con te che farà? L'intero l'Italia in zona rossa finirà. Complimenti alla terza. Vorrei dire che la fantasia dei ragazzi è stata incredibile e l'abbiamo dovuta comunque depurare un po', ecco, mettiamola così. Ok, prossimo video. Questa è la quinta. Mi confermate che si sente bene sia la diretta sia Zoom? Ok. Vince in Italia. Tutti stiamo a casa. Natale in famiglia. E con te si ripiglia. Cuciniamo a tutto spiano. E poi tutti sul divano. Aspettando il decreto. Alla fine del segreto. 10 kg, 20 kg, 30 kg in più. Non ci sto nei pantaloni, basso sempre più. E zona rossa, zona gialla, zona arancione. Questo 2020 ci ha fatto un regalo. Molto molto bello anche questo. Allora, chiudiamo. Prof. Brignoli vuole commentare qualcosa? No.
Non la sentiamo, non ci sono prof. parole da aggiungere, secondo me, questa poesia. Parla da sola. Ok, seconda. Vediamoli in azione. Ciao, Cazione. In questo bel 2020, Anno in cui abbiamo stretto i denti. guerra mondiale. Siamo vivi eccezionali. Un anno un po' dannato. Quarantena congelato. Mascherina e da mucchina. Sempre con noi dalla mattina. Lezioni qui, lezioni lì, lezioni tutto lì. Scrollata di 20 ma tutto il giorno col PC. Lezioni qui, lezioni lì, lezioni tutto lì. Uè. Quando da diventi mago da noi si torna lì. Evviva! Adesso prendo anche il testo. Ah, come anche il testo. Cecconello, com'è andata? Sono stati bravi, ragazzi. Lei sta guardando la diretta, mi sa. Cecconella è, secondo me, uscita. No, sta guardando la diretta anziché lo Sì, Zoom. dai, siamo ripresi all'ultimo, però diciamo, il prof Cross è stato fondamentale in questo processo, ma tutto bene. Ok. Quarta. Capito, però la quarta c'ha la preside, cioè così è barare. Ma in quarta comunque sono spariti dopo, quando c'è stata la prova della canzone, sono rimasti a metà. Vediamo cosa sono stati capaci di fare. La webcam non funziona, la TV che risuona. Gnoli fa buon dì, ma è solo lunedì. Stiamo diventando matti, i prof non soddisfatti. ma tutti siamo promossi. Corona anche Mazzotti. Pandemia, pandemia, non si va più via. Conte gioca con le regioni a trucconi con le funzioni. Pandemia, pandemia, non si va più via. Con o senza mascherina, noi siamo contro la zolina. Bellissimo, bellissimo. Come sono stati, prof? Tontodonati non c'è più. La preside ha cantato. Ah, Sono eccola. dei ribellini però quelli di quarta, cioè, sono politically correct. Ah, la quarta tanta roba, sono sopravvissuti solo in 11, infatti Sì, una ci persona ha sono. dovuto ripetere Ok, ragazzi, coordinatori, togliete le dirette YouTube. Ok. Manca solo la prima, direi che non era. Eccola qua, scusate, non l'avevo. La vediamo direttamente da qui, non mi si era scaricata. Eccoli qua. Didattica a distanza, sembrava una vacanza. Le videolezioni E le interrogazioni con la connessione. Finivamo nel pallone. stiamo diventando matti. Si sente tutto a scatti. 20, 20, 20, 20, chi ci fermerà? La distanza del wifi non saranno mai. 20, 20, 20, 20, ma che lungo viaggio. Spero presto di vedervi e darvi un grande. E di darvi un grande abbraccio. Con la giustata finale, ok. Cosa dice Prof. Bortolani? Sono stati bravi quelli di prima? Sono stati bravissimi, avete sentito che si sentiva a scatti, in effetti. Grazie al Bonetti, un grandissimo aiuto. Ok, bene, siamo arrivati al termine. Allora, mentre la giuria si confronta e esprime i risultati finali che vi saranno comunicati, lascio la parola alla preside per i saluti finali e anche a Francesco Mauri, giusto che forse deve dire qualcosa. Allora ragazzi,
Sì, grazie della partecipazione a questo fantastico Malpighi Christmas Challenge, una prova tecnica notevole, abbiamo studiato una settimana per capire come fare a collegarci, è stato un delirio. Ringrazio Tronconi e Albonetti che ci hanno messo la testa più di tutti, 80 spettatori, è stato davvero un successone e quindi ringrazio tutti i prof del lavoro. Grazie di aver partecipato con questo entusiasmo, vi faccio tanti auguri di Buon Natale e a tutte le vostre famiglie, speriamo tanto di rivedervi a gennaio, incrociamo le dita che vada tutto bene perché vorremmo rivedervi per gran parte in presenza. E colgo il momento per far dare il rappresentante d'istituto, in questo caso Francesco farà da portavoce, vi spiegherà delle iniziative che vogliamo riprendere insieme, in particolare vogliamo riprendere la possibilità di fare magliette, felpe, borracce, mascherine, eccetera, del Malpighi Visitandine. Abbiamo avuto l'ok da Bologna, quindi ci proporranno un progetto e una nuova modalità anche per svolgerlo. Quindi adesso Francesco prende la parola. Buongiorno. Avendo avuto l'ok da Bologna, abbiamo voluto creare questa nuova iniziativa. Come gli anni scorsi facevamo la linea d'abbigliamento, veniva proposto un bando a cui tutti gli studenti potevano partecipare e poi i rappresentanti d'istituto sceglievano il logo più adatto. Quest'anno abbiamo voluto cambiare metodo, non abbiamo più voluto fare il bando, ma abbiamo voluto creare un nuovo gruppo pomeridiano, come possiamo dire, in cui tutti gli studenti del Malpighi possono partecipare, il liceo, per apposta l'idea di questa nuova linea di abbigliamento. Questo perché abbiamo voluto creare una linea di abbigliamento per gli studenti fatta dagli studenti, non più un singolo studente alla valutazione dei tre rappresentanti, così da poter avere più confronti di idee e anche la realizzazione da più membri della scuola, per rendere una cosa più partecipa a tutti. E avendo avuto questo ok, apriamo la partecipazione a chi vuole, per tutte le classi, preferibilmente se c'è qualcuno con capacità informatiche di disegno digitale o tavolette grafiche, appena abbiamo un'idea iniziamo a vederci su Zoom e a capire come cosa fare e come farlo. Francesco, quindi per capire bene, ci sarà un gruppo di lavoro sulla linea di abbigliamento, che tra l'altro ci sono già delle idee di fare anche qualcosa in stile collegiale, molto carino, molto chic, e questo gruppo può partecipare qualsiasi studente della scuola. Come fa uno a dire ai rappresentanti che vuole partecipare? Scrive una mail? Abbiamo riattivato il vecchio profilo Instagram dei rappresentanti d'istituto, in cui ieri abbiamo anche pubblicato una nuova comunicazione per gli incontri della settimana dei recuperi. Chi vuole può ancora rispondere nelle stories in bio. Per partecipare scrivete nei direct di quel profilo se siete interessati e poi ci organizziamo con vari gruppi e incontri. Aperta a tutti, dalla prima alla quinta, scientifico e sportivo. Quindi per quelli di prima, qual è il nickname, diciamo, della pagina, il nome della pagina a cui devono collegarsi? La pagina è rappresentanti.mv. Faremo circolare... Su Instagram. Faremo girare una circolare anche sui vari gruppi. Ok, perfetto. E niente ragazzi, sulla settimana dei recuperi ne abbiamo parlato in consiglio d'istituto, l'idea è che la parte di recupero si svolga in presenza a scuola con i prof, la parte delle iniziative culturali purtroppo per evitare di mischiare i gruppi classe e fare un gruppone magari di 70 persone al Teatro Jolly come succedeva l'anno scorso, la faremo a distanza, questo perché se malauguratamente una persona risulta positiva dopo vanno 70 persone in quarantena, quindi vorremmo evitarci questo problema. Poi adesso sapete, avete sentito in TV, c'è anche questa allerta su una nuova variante del virus, quindi dobbiamo stare molto attenti. Quindi le iniziative culturali saranno a distanza.
Tuttavia sarà più leggero, non faremo 5 ore al giorno a distanza, faremo magari 2 interventi al giorno, ecco. Voi potete sia proporre argomenti e soprattutto relatori, che è la cosa più importante, ma ci piacerebbe tanto che quest'anno gli studenti si coinvolgessero anche per raccontare agli altri studenti le loro passioni. Non so, uno vuole fare un incontro su un cantante che gli piace, fare un percorso musicale su quel cantante, può farlo, per esempio, ok? E quindi siamo pronti ad accogliere le vostre proposte. Noi abbiamo delle idee, però, insomma, costruiamole insieme. Adesso ridò la parola al professor Tronconi. Eccoci, grazie. Siamo arrivati alla conclusione, è il momento della classifica finale. Condividiamo lo schermo. Allora, come avevo anticipato, il mio giudizio può confermare o ribaltare totalmente la situazione. E in questo caso, il mio giudizio la conferma, perché non ho capito assolutamente quasi niente delle canzoni. E diamo 10 a tutti, ok? Per cui vince questa... Vedo gesti di sdegno da parte dei professori, giustamente. Non me la sentivo, mi dispiace, i criteri del giudizio non erano stati condivisi. E per cui vince la Christmas Challenge 2020, la quinta LS con 64 punti. Si classifica seconda, un fantastico risultato, essendo appena arrivata al liceo la prima LS, e bravissimi, terzi classificati, ho perso chi è la terza, fantastico. Ecco, come ci si aspettava, no sto scherzando, e comunque un applauso a tutte le classi, anche la seconda e la quarta, chi ha vinto e chi ha perso, perché siete stati tutti molto bravi sia nelle prime prove ma anche nell'ultima. C'è da dire che i canti erano venuti veramente bene. Ok. Quinta liceo, maestri di vita per tutti noi ragazzi di quinta. Comunque è stato divertentissimo fare le prove, ragazzi, cioè è stata una ghignata continua, quindi chapeau a tutti perché è stato veramente bello, davvero. Vedevo solo i coordinatori che ridevano dalla chat, poi dopo non sapevo cosa succedesse. Va bene, grazie a tutti e buone feste. A buone tutti. A tutti. Grazie. Ciao. Ciao, grazie. Ciao a tutti, ragazzi. Auguri.